Francesca Bergesio, a pochi giorni dall'incoronazione a Miss Italia 2023, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal presidente Stefano Allasia, dal vicepresidente Francesco Graglia e dal consigliere Paolo De Marchi. Un orgoglio per il nostro Piemonte ed è per questo che abbiamo voluto invitarla nella sede del Consiglio regionale, ha sottolineato il presidente Allasia. Un Piemonte che si declina in vari modi, anche attraverso Miss Italia. Sì, non solo, come ricordiamo sempre qua, culturale, istituzionale, legislativo, ma anche di bellezze. Possiamo in questo caso esportare una bellezza italiana piemontese come sponsor del Piemonte stesso. La 19enne di Cervera è la quinta piemontese ad aggiudicarsi il titolo di più bella d'Italia. È un'emozione grandissima per me essere qua nella mia Torino e quello che ci tengo sempre a precisare è che io sono nata e cresciuta in un piccolo paesino a Cervera in provincia di Cuneo e da lì viene la mia semplicità, l'amore per le piccole cose. Come racconti il Piemonte? Io il Piemonte voglio raccontarlo sotto moltissimi aspetti che vanno dal cibo all'economia, anche le istituzioni sono fondamentali, quelle che ci aiutano ogni giorno ad andare avanti. Non vedo l'ora di girare l'Italia portando sempre nel cuore con me il mio Piemonte e la mia terra. Un grande orgoglio perché la Miss Italia è cerverese, speravamo ovviamente sempre nel successo. Però quando c'è stato questo trionfo, oltretutto vissuto in diretta durante la Fiera del Poro sotto il paraporo con più di 1000 persone che sono partite con un applauso spontaneo, è stato veramente bello. Poi insomma Francesca la conosco da sempre, l'ho vista crescere e quindi è una grandissima soddisfazione per un piccolo paese di 2000 anime avere anche Miss Italia. Francesca, dove guardi? Guardo il futuro adesso e voglio conciliare i miei studi, quindi la mia carriera scolastica, con questo nuovo mondo che è entrato a far parte della mia vita, quindi anche la recitazione e il mondo dello spettacolo.